magari su temi diversi in larga misura rispetto a quelli della precedente, come è stato sulla questione di sostituzione di immagini e mini, ben altro, e quindi se ci sono appunto domande sono decine di minuti. Domande vere, prego. No, io. No, no, c'è il signore. No. Ah, ho visto. Prego allora. Io non posso che rallegrarmi, sono veramente felicemente presa da questa bella lezione e vorrei fare solo una segnalazione, perché tra l'altro io non sono filosofa, quindi sono stata relatrice a Pisa, la normale, di una tesi di laurea di uno storico dell'arte, quindi non stiamo tra i filosofi. Cioè Ferretti, e la tesi era su Ludovico Beccadelli, Ludovico Beccadelli e le arti visive, e una tesi molto bella con tutte le lodi eccetera eccetera, e i riferimenti al Bocchi. La cosa che mi interessava di più venendo qua oggi, e lei ha fatto accenno all'inizio, però poi alla fine è stata più sul simbolo che sull'emblema, era che, ecco, do questa notizia, perché credo che sia inedita come notizia, che il Beccadelli nel 55, se non mi sbaglio, dal 55 al 60 fu vescovo di Dubrovnik. Di? Sì, ma come si dice in italiano? Ragusa. Di Ragusa, bravo, fu vescovo di Ragusa, e lì volle costruire per il vescovado una villa che dalla ricerca della ragazza è risultata voler essere molto simile alla villa di Pradalbino che si era costruito a Bologna prima di partire, ma che non aveva fatto tempo a dipingere. Invece, arrivato in arrivato a Ragusa la trova un pezzo di villa, la amplia e riesce a dipingere. I risultati interessanti di questa tesi sono, vabbè, lei si è sforzata in questi termini di dire che per quello che riguarda l'architettura della villa ci sono collegamenti con la villa bolognese, quindi con l'architettura bolognese, e vabbè, ma soprattutto che per quello che riguarda la decorazione pittorica dell'interno, che prima di tornare via, di venire via nel 60, era completato questo ciclo pittorico, il Beccadelli riesce a fare a realizzare la Accademia di sé medesimo, insomma, no? E riesce a esprimersi a livello emblematico. Il fregio che fa dipingere tutta la villa è collegamenti con i fregi bolognesi di Palazzo Poggi eccetera eccetera, però mentre i fregi precedenti italiani o riguardano l'antichità classica, la mitologia, o sono narrativi, questo invece è chiaramente organizzato per emblemi, e dice lui che è il primo, cioè dice la ragazza, ha concluso che siccome questo affresco è questo ciclo, questo fregio è del 55, è del 58-60, è precedente agli affreschi per esempio in Palazzo Bocchi, che comunque non sono emblematici, no? No, ci sono parti. Sì, parti, però non è un bel fregio tutto così. E è precedente ovviamente rispetto a questo. E anche precedente rispetto a un piccolo fregio che c'è in Villa Guastavillani, che però sarebbe, adesso io non ricordo bene, ma sarebbe degli anni 70. Quindi, secondo me la cosa interessante, se lo pubblicherà questa giovane con l'Università di Zagabria, è che il Beccadelli, nel momento in cui è vescovo, riesce a costruirsi la villa, vabbè. Però lei dice che è veramente originale, perché là non ce n'erano tante, ma lasciamo perdere. A realizzare questo fregio che è tutta una citazione dal Bocchi, del quale circolo bocchiano il Beccadelli, come lei ha detto, faceva parte.
Sarebbe precedente, sarebbe precedente questo esempio lontano di Ragusa rispetto a, a quello che si fa a Bologna, che poi è molto poco. Grazie. Ovviamente non ne avevo idea. Prego, hai detto? Che non ne avevi idea. Cioè io non lo sapevo, non avevo proprio idea. Ma io credo che non sia noto, anche perché è stata bombardata durante l'ultima guerra, non si poteva andare. Ci sono queste precisazioni e questa aggiunta di conoscenze che ha arricchito ulteriormente l'incontro, quindi ci sono domande bene, se non visto che sono le 7, quasi. Non chiediamo più di tornare. Di tornare, ha già fatto largamente bene, però su altri argomenti sicuramente non le chiediamo più. Su questo argomento è stato sviscerato in tutti i modi, sempre di così è difficile, però ci sono, il mondo è vasto e quindi possiamo approfittare della tua generosità. Ho potuto dimostrare che le foto le avevo, le immagini le avevo davvero. Beh, ma hai avuto tempo per metterle insieme in questo periodo. E quindi ad un altro appuntamento, magari proprio con la professoressa.